Mister, si torna in campo dopo praticamente un mese dall'ultima partita, la sconfitta di Cittadella. Questo mese di riposo, che poi per la CF non è stato un mese di riposo, ma è stato un mese di allenamento, è servito, sotto quale punto di vista, secondo te, in particolare? Ma credo che dopo tante partite era giusto che il campionato si fermasse, che i ragazzi avessero uno stop, come in tutti i campionati sia di maschi che di donne c'è bisogno di recupero. Le ragazze comunque hanno lavorato anche sotto il periodo delle festività, abbiamo cercato di mettere un po' di lavoro nelle gambe delle nostre calciatrici e abbiamo cercato di preparare la partita che ci sarà domenica nelle migliori condizioni possibili. Una partita, quella di domenica, che apre un tris impegnativo. Ci sarà Napoli in casa, poi Ravenna e poi la Lazio in casa. Ma al di là di questi tre impegni, la sensazione è che da ora in avanti si apra un altro campionato. Sì, ma le partite, l'abbiamo sempre detto, dall'anno scorso sono tutte difficili, non è che ci sono partite semplici, quindi ogni partita va presa e affrontata nella maniera migliore e dobbiamo guardare settimana dopo settimana, non è che possiamo pensare da qua a quello che succederà contro la Lazio, dobbiamo prepararci per il Napoli, affrontarla nella miglior maniera possibile in casa da noi, cercando di fare la nostra gara e cercando di provare a fare una prestazione importante perché sicuramente incontriamo una delle squadre pretendenti a vincere il campionato. Se dovessi scegliere un aspetto, quale aspetto migliorerebbe rispetto alla prima parte di campionato della squadra? Ma io credo che non è che ci sia un aspetto da migliorare, ci sia più di qualcosa da migliorare, le ragazze lo sanno, ci continuiamo a lavorare tutte le settimane, dobbiamo cercare di difenderci in maniera un pochettino più compatta, dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni da gol quando si creano e cercare di concretizzare un po' di più, poi loro lo sanno, tutte le settimane lavoriamo per questo, cerchiamo di migliorarci, ci vuole tempo perché purtroppo la categoria è una categoria diversa. E cercheremo in questa seconda parte di campionato di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. È tempo di mercato, la società immagino si sta muovendo in questi giorni anche su quel fronte, ci sono novità? Come avevamo detto, ci stiamo guardando intorno, stiamo cercando di capire se c'è qualche ragazza interessante che può venire a completare l'organico, che può venire a migliorarlo e darci una mano in questa seconda parte del campionato. Ancora ci sono 15 giorni, quindi vedremo cosa riusciremo a fare, cosa riusciremo a prendere.